Ciao ragazzi, qui per la Normal Comics e benvenuti in questo episodio di Carriera 101. Oggi ragazzi, la storia in Champions League, quarti contro il Leverkusen. Dobbiamo giocare l'andata in casa loro, il ritorno allo stadio per Luigi Penso. In mezzo c'è anche l'Inter, la situazione è drammatica perché in Serie A ormai lo scudetto è andato, perché probabilmente non ci qualifichiamo anche io con l'Italia e quindi ci resta una sola competizione. Per dobbiamo dare tutto, bro, tutto dobbiamo assolutamente dare. Per questo vogliamo la vostra carica, perché l'episodio 101, quindi la carica dei 101, quindi 101 like qui sotto. Leggenda non competitiva, andiamo in campo a vincere dalla Bay Arena, ragazzi, quarti di Champions League, eccoci qua, un Inter-Atalanta bellissimo, un Forza Bayer tutto italiano. Mamma mia, perché? Allora hanno in attacco uno che sembra Arkadiusz Milik, la sagoma sembra proprio lui. Oh, mannaccia. Qui i nostri ragazzacci che non se la passano troppo bene, ma che daranno sicuramente il 100% questa sera. In una notte di Champions. Questi loro, con Lunin, Nichols, Fofana. C'è uno Tchouaméni, nuovo acquisto del Real Madrid. Saul Ninguez, Mbamba, Trincao. Alfonso Davies sarà tremendo. Nino e Melamed. Nomi non tutti conosciutissimi, neanche i nostri d'altronde. Dobbiamo assolutamente passare alle semifinali. Tiro! Lunin la para, Locke col suo codino impercettibile. Sabbi! Dio mio, bro! Bella, bella! Siamo in vantaggio la Bay Arena! Siamo in vantaggio la Bay Arena! E guarda che faccione che c'ha Sabbi! Andiamo! Sabbi, Marcel! Finalmente è tornato al gol questo ragazzo! Mamma mia, qui! Fortunati, Cano. Eh! Cano col tacco! Che passaggio! Cano col tacco! Che bel giocatore Ramirone! E poi il Sabbi, che mette forse il suo primo Champions! Sì. Esattamente! 1-0! Sangue freddo nelle nostre vene, perché è leggenda, non competitiva ma è sempre leggenda. E abbiamo preso gli schiaffi col Genoa a questa stessa difficoltà. Trincao si è un attimo buggato. Ancora angolo, si soffre oggi, si soffre come matti, come cani, anche se i cani soffrono meno di noi. Palla pericolosa, messa fuori da Rondola Sosa. E qui ci va il nostro Busio. Cano, Ramiro, tu, l'uruguagio, Rami. Eh no, dai rosso! Ma c'era De Jemi che poteva prenderla. Già. Il tiro, via. Basto! Oh, mamma mia! Calmo. Bare. Aia! Oh! Ma come cazzo si fa a non fischiare? Ma che ne so. Non ne dai, ti giuro. E fagliela sentire pure tu! Faglielo sentire anche tu! Da Karim the Dream! Karim, vita mia! Si è aperto! Karim! È decisivo, regolare! Gol! Che primo tempo della Madonna la Bayarena! Che reazione dei nostri! Buggatoni qui! Mamma mia. I buggatoni! Come reazione a noi? Loro troppo aperti, però. Stanno tutti, ma erano tutti avanti! Mamma mia, troppo scoperti! È vero che ci stavano assediando, Troppo scoperti! 2-0! Fischia! Ma rischia, si comischia! Città d'Avvo! E si continua! Uno pari tra United e Real Sociedad! 2-0 alla Bay Arena! Non valgono i gol fuori casa, lo sapete benissimo, ma un primo tempo perfetto, solo il gioco di Barella, quella piccola macchia, per il resto veramente perfetti. Continuiamo così, raga. Io sinceramente, dopo aver visto quanto abbiamo giocato male col Genoa, non me lo sarei mai aspettato. Attenzione al buco. Cano per Adeyemi, oh mio Dio. Con quel passaggio mi confuso. Non ho capito che ho fatto quel passaggio. Non ho capito quale passaggio devi fare. Questo qua, non ho capito. Qua, scusami. Qua, avanzi. Andate sempre qua.
al centro che hai rischiato un botto di farla. Guarda, di farla passare vicino a qui. Sono detto. Ok. Boh. Vabbè, dai, dai. Vabbè, raga, accorcio le distanze alle Leverkusen, noi non passiamo il girone per questa cazzata. Dai. Passiamo nel girone, no, vabbè. Ok. Dai, Ade, ti prego. No, lui. No, più piano. Più piano! Dai, recupero, vi prego, non facciamola pareggiare. Ti prego! Mamma mia, Dio, ma si è pezzato il frame. Mamma mia, 2 a 1. 2 a 1 ci è andato pure bene, raga. Sì, però 2 a 0 adesso. 2 adesso 2 a 0. L'abbiamo preso. Vabbè, andiamo a giocare con l'Inter, non so con quale testa, perché vogliamo subito sapere se siamo in semifinale dei Champions. Un attimino, un Inter Venezia di impatto, senza Simone chiaramente. E andiamo subito a giocarci questa partita sperando di non... Cioè, io vorrei almeno arrivare di nuovo in Champions League, perché la prossima stagione noi non la giochiamo, ok? Però sapere di essere riconfermato in Champions sarebbe comunque una bella roba. Vai. Adeyemi, mamma mia. Guarda, ci stava pure il passaggio qui, secondo me. Molto difficile però da realizzare. Cano, Ramiro e Gesù Cristo. Bombalo! Barellone! Quanto ha di velocità? Barellone. Frate, è partito a 10 metri dietro al difensore, ma forse 50. Che bel giocatore! E non solo. Mamma mia, e non solo. Può già si aiutare. Guarda qua quanto era indietro. E il 4 proprio dorme. Bellamente. Bella per noi. Che giocatore! E con Jesus a esultare per i nostri. 1-0 per il Venezia. Oh mio Dio, che sciupiamo. Che sciupiamo. Palle messe davanti al portiere. Dio mio. Non ci credevo mai arrivasse. Dio mio. Adeyemi. E Gesù Cristo. Niente, la palla non vuole entrare. Mamma mia, che fatica. Stiamo attaccando comunque, mi sembra abbastanza. Più di loro forse. Eh sì. No. Rientrato. Basto. Busio. E anche no! Cano! Anche Cano va benissimo! Mamma mia! Tutto parte da quel filo del fuorigioco con la Devi, riesco a fare proprio pop. Ti giuro, pensavo fosse fuorigioco. Mamma mia, riesco a entrare proprio quel millisecondo che basta per essere dentro. E poi in buco bastoni molto bene. Bastoni. Pensavo di tirare con bastoni. Ho detto un difensore questo qua il tiro. Io non qua c'è. Ho chiamato l'assist per Busio al rimorchio. Ma ma c'era quello che mi marcava, vedi? Cano era meglio, sì. Beh, siamo stati fortunati che la palla ieri. Mamma mia, che fortuna. 2-0, ragazzi. Punteggio che vorrei fare con Leverkusen. Per ora lo riusciamo a fare solo con l'Inter. Va benissimo lo stesso, perché comunque a San Siro contro un Inter forte, quarta, non è facile andare a vincere in scioltezza. Certo, scioltezza proprio no, perché hanno sofferto anche parecchio. Però abbiamo attaccato tantissimo. Direi che è un punteggio assolutamente meritato. Meslier! Meslier! Ma lo stanno mettendo chiunque dentro, mamma mia. Fine! Bella! E ora andiamoci a prendere le semifinali di Champions. Dai! Semifinale di Champions. Dobbiamo. Lo dobbiamo a tutti. Lo dobbiamo a voi. Ma prima di tutti a noi stessi. E poi a voi. Lo sai che 101 episodi, più o meno con una media di 20 minuti, sono più o meno la serie di Netflix più lunga che ci sta. Forse una serie, non lo so, di tipo Stranger Things, quel livello lì di lunghezza. Ma sicuramente di più, credo sicuramente di più, frate, 100 episodi a voglia. Mamma mia. Ragazzi, non ci sono più scuse, io ho paura che quel gol subito lì a caso possa essere... Speriamo di no. Possa essere decisivo questa sera, spero veramente di no. Spazza. Non sai che fare, spazza. Dio mio. Meglio spazzare. Madonna. Ragazzi, scusate. Oh, ma che si c'è? Quella palla sa... Giallo! È giallo! Ci vuoi pure camminare addosso, che dici? Fallo.
E fallo, e fallo, e fallo oggi, e fallo domani, e fallo anche tra 3 anni quello, e fallo, e fallo. Oh. Mamma mia. Dura. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, quel gol di merda che abbiamo preso è colpa mia. La succede, l'altro, vai. E quell'altro pure nella scorsa partita. Madonna, Messi. Ancora angolo. È dura, porca miseria. Oh. Doveva essere ammonito già prima, no? Questo è Saul. Questo è Saul. Barellone. Barellone. Barellone, no, no, barellone, no. Devo fermare stazione. Stiamo a ballare, stiamo a ballare. Stiamo a ballare, stiamo a ballare, stiamo a ballare. Via. Niente. Mesli. Mamma mia, fratello. No, fratello, sono per morire io, no, ti giuro. Non si può. No, dobbiamo, fra, devi resistere. Non si può. E anche io. Non si può. Entra trinzao per il fruttino lì. Cano Ramiro. Cano Ramiro. Cano Ramiro. Ramiro 90esimo! Ramiro! Ci stava Ramiro! Non è vero! No. Non una palla portata verso Nianzulo, non so perché non se ne sei lanciato! Non è vero! Non è vero! Non è vero! Mamma mia, grazie Pippo, grazie Pippo! Io non l'avevo visto il cronometro, frate! Non l'avevo visto. Meglio così, è meglio così. Ora guardalo però. Io non lo sapevo quant'era sul cronometro semifinali. Io non so io devo avere un attimo un replay di questi ultimi 2 minuti. Io non ho capito nulla. Come è partito tutto? Come è partito tutto? Siamo stati bravi a gestirla indietro. Come? Io devo rivedere questa azione. Vabbè, non troppo. Qui la palla col flip me la ricordo. Qui hai fatto la cazzata che non l'hai passata a Busio. Sì. Poi loro ripartono. Gli organizzano l'azione, tornano dietro. E qui stavamo già all'88esimo praticamente. Si andava verso i supplementari. Erano supplementari ormai certi. Organizzazione dell'azione. Un po' di palleggio. Palla avanti. Qui è quando Bastoni ha fatto il salvataggio della vita, no? No, era molto prima. Qui si aprono varchi. E qui chiave. Chi la salva qua? Tomori. Tomori e poi Koke la prende. Tomori parte per lo scatto della vita. Mamma mia. E poi l'assist per Cano. Che poi qui riesce ad andare sul sinistro. E poi ritornare sul destro. Perché lui c'ha il piede debole. Mamma mia. Signori. Mamma signori. Mia, mamma mia. Mamma signori, mia. Mamma mia. Sono semifinali di Champions League. È la stagione più bella di questa carriera. Perché è leggenda. Semifinali di Champions League. Mamma mia. Siamo sicuri che ci sarà un'altra italiana. O l'Inter o l'Atalanta. Siamo sicuri che sarà una tra United e Real Sociedad. L'altro accoppiamento, scusate ma non me lo ricordo. Ragazzi, io non ci posso credere. Dopo quel gol preso così, che vorrei anche rivedere. Qui con Apso sofferto. C'era un uomo in mezzo. Sì, però è vero che la difesa di Nianzu stava fuori l'area. Sì. Era anche la difesa un po' schierata male. Però sicuramente le colpe sono mie. E come, non ho parole, raga. Neanche io. Tra l'altro abbiamo sofferto all'andata e abbiamo sofferto pure al ritorno. Lo United, mamma mia, lo United mi fa una paura che tu non hai idea. Vediamo dopo la cosa che ci ha combinato in Europa. United, Inter appena battuto, tra l'altro in Serie A. E Barcellona. E Barcellona. Allora, proprio a livello statistico, no? Lo United ci ha buttato fuori in Europa League, giusto? Ci ha sconfitto in finale. In finale di Europa League, esatto. Ci ha tolto una coppa, quindi non la vorrei ribeccare ora, visto che è una squadra forte, no? Noi siamo passati. Poi c'è il Barcellona che ha battuto il City 3-1. E per la squadra che abbiamo appena battuto in Serie A, quale vorremmo beccare? Una semifinale italiana sarebbe molto bella. Vediamo un po'. Lo sapremo adesso, secondo te? Decisamente, credo proprio di sì. Credo proprio di sì, assolutamente. Lo troviamo già nei calendari. Andiamo. Inter! Me la sono chiamata! Mamma mia, che semifinale della Madonna. Che semifinale. Dove averli battuti nello stesso mese. Ci andiamo a giocare la semifinale di Champions con l'Inter. Porca miseria. Venezia, Inter, Manchester United, Barcellona. Posso con sperare, l'Inter, Barça. Lo United, il Barcellona, le fasi finali della Coppa dei Campioni. Sembra essere tornati indietro di 10 anni fa. Mamma mia. Di 12 anni fa. Con Venezia. Di 14 anni fa. Che roba. Posso dire una cosa?
Da un lato vorrei beccare, cioè vorrei battere l'Inter in finale e beccarmi lo United soltanto per lo suicidio. Voi vi siete presi l'Europa League e noi ci prendiamo la Champions, no? Dall'altro lato però non ha paura di essere battuto in modale United, non lo sopporterebbe il mio cuore. Tra l'altro le italiane, frate. Le italiane. Guarda che roba. In Europa League abbiamo un Napoli contro l'Hoffenheim e poi uno El Porto. E in Conference, per essere super realistici, c'è la Roma. Cavolo. Roma-Ghent contro... Roma contro Ghent, poi... Il Royal Antwerp contro i Hearts, letteralmente con un cuore come logo. Figata. Che figata la Conference. Il Ghent, sono squadre molto esotiche. Regà, Royal Antwerp tra l'altro squadra fortissima, in Conference sì. Fa sempre molto bene. Ci ha battuto due volte, mi pare. Saranno semifinali bellissime. Sì. Peccato non poter vedere la finale tutta italiana, ma sicuramente saranno due incontri della Madonna. Mamma mia. Mamma mia. Pazzesco. Cosa si sta prospettando? Tra l'altro in campionato sì, diciamo che siamo a meno 10 con una partita da recuperare, quindi virtualmente meno 7, però insomma è veramente molto complessa la situazione, non credo riusciremo a strappare un secondo tricolore di fila, però vediamo quello che accade. Tra l'altro la prossima puntata si parte con la Juventus, si continua col Sassuolo e si finisce con la Fiorentina, per poi scaldare i motori e goderci un'altra volta il doppio incontro di Champions. Mamma mia ragazzi. Mamma mia. Non sappiamo più cosa dirvi, cioè dovete assolutamente restare sintonizzati sul canale, lasciare anche un like qua sotto. Iscrivervi se ancora non l'avete fatto. Ci vediamo nel prossimo video. Bella!